Ti vedo in faccia. Eccoci, succede. Buongiorno da Affari Italiani alla Humanitas University, il sistema ospedaliero clinico di Humanitas all'avanguardia nella ricerca e nella sanità. Oggi presenta la propria università. Siamo con Marco Montorsi, professor Montorsi è il rettore dell'università. Professore, che cosa offre di più Humanitas University? Qual è la differenza vera rispetto a un sistema sanitario e accademico nazionale e lombardo che già ha una sua offerta? Devo dire che il sistema Humanitas, inteso come ospedale e centro di ricerca, con l'università si completa con un progetto formativo veramente molto interessante. Il fatto di poter avere anche geograficamente molto vicini, che con un'osmosi direi quasi naturale, questi tre elementi, caratterizza il progetto formativo. Siccome si tratta di un progetto formativo a forte vocazione professionalizzante, nel quale gli studenti riceveranno una didattica anche frontale, ma prevalentemente si tratterà di una didattica pratica a piccoli gruppi con tipologie didattiche magari più proprie degli atenei non italiani, per esempio anglosassoni o nordeuropei, il fatto di avere questa vicinanza con l'ospedale rende molto più semplice il raggiungimento di questo obiettivo. Quindi, se dovessi dire rispetto agli altri concorrenti, ma vedremo come ci comporteremo nei prossimi anni, quale sarà il prodotto finito, cioè lo studente, il laureato in medicina, crediamo di essere peculiari nella proposta di questo progetto formativo. Spesso si sentiva dire per terminare con eccellenza i miei studi di medicina devo andare all'estero. Voi volete creare un'alternativa a questo concetto? Ma direi di sì. Noi speriamo di attirare prima di tutto gli studenti che abbiano voglia volonterosi a di fare un'esperienza in un ambiente già con una vocazione internazionale, con una quota di dottorati e di specializzandi che arrivano e di medici che arrivano anche dall'estero, presente già attualmente, e poi le migliori realtà estere le porteremo qui, perché abbiamo accordi con altri atenei, abbiamo in programma un ciclo di visiting professors che verranno a integrare l'insegnamento fornito dai nostri docenti. Quindi diciamo che pensiamo di posizionare questa offerta accademica, direi, a un livello molto, molto elevato. Nella presentazione di oggi abbiamo sentito parlare anche di attenzione, se posso usare questo termine, a formare non solo medici ma anche persone capaci di pensare e di riflettere sul proprio mandato umano verso i soggetti con cui avranno a che fare. È così? È così senz'altro, perché io credo che il medico sia l'insieme di un tecnico, cioè di uno che conosce i principi della scienza medica, ma anche di un uomo che conosce l'empatia, che capisce che c'è un rapporto con il soggetto malato, e questo attraverso anche dei corsi specifici che sono quelli delle Medical Humanities, che sono molto sviluppati già adesso che il corso è stato creato insieme con l'Università di Milano, ma continuerà così anche dopo e sempre di più, favorisce proprio anche questo aspetto. Quindi l'obiettivo è quello di formare un medico che possa fare il medico efficacemente nel vero senso della parola, sia nel nostro paese, sia anche presentandosi nelle migliori realtà estere. Grazie. Per chiudere, ci sono impegni importanti, fondi privati, 20 milioni di euro per incominciare a lavorare a questo grande progetto, per farlo avviare. Quindi il primo corso di studi 2014-2015, ma è in vista e in costruzione, i progetti sono già avviati, un vero e proprio campus, quindi l'obiettivo è veramente quello di creare nel milanese un punto di riferimento internazionale, anche dal punto di vista dell'accoglienza e dell'abitabilità, è così? È così, esattamente, il progetto è già operativo, i lavori inizieranno fra breve, e l'idea è proprio di costituire in un'area libera adiacente all'ospedale e al centro di ricerca una serie di edifici che raccolgano l'istituto di ricerca, una specie di hub centrale in cui ci saranno tutte le attività di servizi, le residenze per gli studenti, perlomeno per un certo numero di questi, che sono in stretto collegamento con l'ospedale e con già i laboratori di ricerca che esistono, che verranno ulteriormente implementati e ingranditi.
Bene, grazie al professor Montorsi per le iscrizioni, test, l'iscrizione ai test fino al 3 settembre per il corso di chirurgia e fino all'8 settembre per quello di infermieristica. Grazie, buona giornata all'Humanitas, a Affari Italiani, è tutto.